Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare la partita contro il Rotterdam, nonché la prima partita del mese di ottobre 2016. Quindi niente, iniziamo. Ok, così per quanto riguarda le maglie, per quanto riguarda la formazione, fatemi fare qualche cambio. Direi di mettere Irons al posto di Azu, che è un po' stanco. E per ora rimaniamo così. Vai, iniziamo. Tra l'altro, non so se avete notato, mi ha ricalato un'altra volta il discorso aspettative, il numero. Ora sono sul 60. Io ogni volta che cade la partita mi va giù, non si capisce mai mai. Il Newcastle, squadra che Battiamo il gioca calcio domenica inizio contro noi il e diamo il Liverpool, via alla visto che partita. l'ultimo match. Vai, Martei! Dio! E c'è la Ma deviazione Martei! sopra. Ci sono Vai che gol in lescione, discussione. sblocca come sai fare Gea. te! Calici! Iheanacho la sblocca lui al 21esimo. Ale, 1-0. Bene, siamo partiti bene. Prova a calciare. Attenzione! Efficace Mamma il mia, portiere che bravissimo ottiene Donnarumma, qualcosa anche ai attento. fotografi. Cross che viene Tira! intercettato. Mamma mia! Chi è? È Mitrovic. A regola sì, 2-0 e andiamoli. Gol inaspettato, eh. Perché sinceramente ho detto che okay, io tiro, però secondo me intanto la prende il portiere, insomma, succede qualcosa ma non si fa gol. Invece Mitrovic, ma come si è dismerdato. 2-0. Niente, niente. Pensavo potesse concludere meglio invece. Finisce così il primo tempo, 2-0. Strabene, strabene. Per ora giochiamo bene e concediamo poco. Bella roba, bello scambio, eh. Non lo sciupiamo, eh. Vai Mitrovic. Dio, buono. Ah, peccato. Va bene, dai. È buonissima, che le sciole. Queste te le butti dentro. Maremma cane. Voglio fare un cambio. Allora, togliamo Tielemans e mettiamo Odegaard. Leviamo Amartey e mettiamo Shelvey. E togliamo Chelechone, che mi sembra leggermente più stanco fra i due, e mettiamo Perez. Vai così. Ci sono metri a Mitrovic! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol, Mitrovic! Io ho detto, boh, da spazio, fatemi tirare. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto Mitrovic? Mamma mia! Traversa corta là. Imprendibile, perché oltre alla precisione c'è anche la potenza. Riguardiamolo da qui perché merita il passo di vista. Boh, una bomba così. Bella roba, die, bravo, die. Attenzione! Ah, peccato, vabbè, 3-1. In teoria comunque la partita dovrebbe essere chiusa. Speriamo bene, vediamo come va a finire. Chiudila definitivamente, Temi. E andiamo, die. Tripletta. Mitrovic, 4-1. Magari è chiusa prima, secondo me. Così lo è definitivamente. Finisce così, 4-1. Super vittoria, vittoria chiaramente strameritata. L'unica cosa che mi dispiace un po' di questa partita lì è il fatto di aver preso quel gol, che sinceramente ci stava veramente poco, perché loro appunto hanno tirato due volte, fra cui quel gol lì. Era più bellino, insomma, finì con 0 gol presi. Però alla fine chi se ne frega, l'importante è che abbiamo portato a casa 3 punti e l'abbiamo portati a casa giocando in maniera super dignitosa. Seconda partita del video. Sono passate 2 settimane più o meno perché probabilmente c'era il discorso nazionale. Niente, giochiamo in casa contro il Brentford. Per curiosità voglio vedere come siamo messi noi, anche se vabbè, quello l'ho fatto già vedere, ovvero siamo adesso a 19 a 3 punti dal sesto posto, che ricordiamoci è in regola se quelli sono i playoff è l'obiettivo minimo. Voglio vedere quanto è Brentford. Il Brentford è ultimo, si spera di poter fare qualcosina di buono, in casa fra l'altro è solamente un punto, speriamo bene. Ok, così per la maglia, no, mettiamo, giochiamo così con la terza addirittura. Allora, per quanto riguarda la formazione direi di fare tra virgolette un po' di turnover e di mettere Castagne. Voglio provare Cerny per la prima volta, metterei Dara al posto di Lazar. E poi basta così, va bene, iniziamo.
Battiamo ancora una volta, se non sbaglio, il calcio inizia noi e come dico sempre, diamo il via alla partita. Addio, 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 addio. Buono, bravo Donnarumma, però non è ancora finita. Occhio, 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 occhio. Mamma mia. Attenzione! Non ci credo. Ma guardate il casino. Dai, oh, non si esce. O si prende go. No, via, ci si è fatto. Dai, 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 dai. Comunque il fatto di non distinguere per niente i pallini sul radar è veramente un bel problemone, perché mi ci baso tanto e così non capisco quali sono i miei giocatori. Comunque si è fatto male a Castagne, maledetta la miseria. Rimettiamo Gamez. Tirami! E andiamo, 1-0. Però non mi garba, come giochiamo, che giochiamo contro l'ultima e il primo tiro l'abbiamo fatto, è il 35esimo. E fra l'altro concediamo troppo agli avversari, però alla fine, meno male, siamo riusciti a trovare il gol, abbiamo sbloccato la partita noi con Mitrovic un'altra volta. Finisce così il primo tempo, 1-0. Diciamo che in realtà il risultato è parecchio bugiardo, perché se doveva vincere, cioè se doveva essere in vantaggio una delle due squadre doveva essere il Brentford e non noi, perché sicuramente sono stati più pericolosi loro di noi, appunto. E però per nostra fortuna il risultato è quello di 1-0 per noi. E niente, iniziamo il secondo tempo e cerchiamo di mantenerlo, addirittura di allungarlo. Voglio fare un cambio. Allora, voglio togliere Tielemans per mettere Odegaard e ritogliere Iheanacho per mettere Perez. Sì, solo! Dai, solo Perez, potevi gestirla meglio. No, mamma mia, cosa... No, bimbi, cosa ha fatto? Chi era Idara? No, bimbi, cosa ha fatto Idara? Cioè, quello era Goa. L'ha levato lui, dalla linea, anzi sulla linea. No, 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 era nell'aereo il gol, però de... che palle, via, 1-1, tutto col Brentford. Vai Mitrovic, vai Mitrovic, e andiamo di... siamo tornati in vantaggio, ancora una volta lui, Mitrovic, che mi ricordo si chiama Alexander o Alexander Rue. Mitrovic, vabbè, lo chiamo Mitrovic e basta. 2-1, te, meno male. Mi ero cato addosso e tu va finché si farete questa partita. Invece no, almeno per ora. No, bimbi, non ci voglio rete, non ci voglio rete. Non ci voglio rete. Al 90esimo. È stato più veloce di, cioè, è stato probabilmente più veloce di Mbemba. E non ce l'ha fatta riprendere. Maledetta la miseria, cane. L'avevo detto, infatti, per ora siamo in vantaggio. Oi oi, via, tanto non ti lascia fare nulla, mettiamo attacco totale. Tanto si attacca, non va a finire. Infatti, finisce così, 2-2. Siamo la seconda squadra che riesce a far portare a casa un punto al Brentford. Cioè, giusto sì, perché effettivamente il risultato, cioè, per quanto ho visto, il risultato è giustissimo, però scoccia parecchio, soprattutto per il 90esimo. Boia, Castagne si è sbriciolato per 3 mesi. Madonna santa. Comunque, terza partita del video contro Burnley fuori casa. Non so come si sono messi loro, ma non interagiano. Cioè, ormai tanto sono accorto che non c'è, almeno sul campo, quella grandissima differenza. Perché, come avete visto, il Brentford, secondo me, è stato molto più pericoloso di le altre squadre. Eppure era l'ultima strasciata. Quindi la classifica per ora... decido di non guardarla. Per quanto riguarda la formazione, mettiamo Aarons qui e vai, iniziamo. Battiamo per l'ennesima volta, no, la terza volta se non sbaglio, il calcio inizia noi e diamo il via alla partita. Almeno stavolta sulla mappina, sul radar, via come si chiama, distinguiamo quali sono i nostri giocatori dagli avversari. Vai Tielemans! No, peccato. Probabilmente andava in porta e il portiere l'ha levata bene. Eccolo. Dai, dai, sempre lì. Nulla. No, un'altra volta. Un'altra volta no, bimbi, vi prego. Bravo Donnarumma. Madonna però, ma come si dorme? Tutte le volte si lascia, non dio tanto delle bue, però si lascia andare veloce, si perde. Non va bene, bimbi, sveglia un po' dietro. Finisce così il primo tempo, 0-0. Forse meno un gol ce la meritavamo, forse. Però vabbè, diciamo che siamo
Cioè, la partita è abbastanza equilibrata e siamo entrati abbastanza in partita. Bisogna solamente sfruttare quello che si crea. Occhio, cerca l'area di rigore. Vai! E qui No! avrebbero Davanti è certamente potuto uscita! mettersi in vantaggio. Vai, che lasciate tutto là dentro, ti Stanno prego. recuperando il pallone Madonna, sul terreno di battaggio. perché la Efficace devi qui il piazzare portiere a così? cercare Cioè, qualcosa io di sì, ho anche deciso di pericoloso. piazzarla, ma ho messo un'altra Tiene potenza. out e dunque calcio d'angolo. Tira! Prova a far partire il No, tiro. Tielemans, ma che cazzo fai? Punizione da qui. No, io ci voglio tirare forte, che ce l'ha la potenza. Forza, Tielemans. Ok, e là si prova a tirare forte. Una parata Madonna santa, ma incredibile. perché è andata così? Un Pensavo pochino di andasse fortuna proprio per Tielemans, angolata. ma gli attacca. Vai, Posta il Tielemans, tiro. niente, niente, Palla non che mi arriva. niente. Voglio fare un cambio, però. Allora, no, Tielemans si lascia così. Allora, si mette. Odegaard è al posto di Ricci, che fra l'altro c'è il cerottino. Atsu è al posto di Irons. Mitrovic è al posto di Perez. Vai. Balzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Prova con la Dio testa, buono, lì, lì, grande lì, lì, lì. parata, super Madonna. portiere. Niente, Ah, non va a certo, entrare, un'ottima eh. C'è prestazione del Vecic. portiere. No, bimbi, non ci voglio rete, Grande non ci pallone voglio rete. verticale, prova ad andare, No, una no, no! parata Mamma mia! straordinaria, come al Mamma mia, solito. paura di me, ci ha Una messo il prestazione piede d'età. davvero maiuscola. Finisce così, un altro Inizia pareggio. l'azione, 0-0, Ora, per risultato come sarà finale. Messi negli Risultato comunque di ultimi parità, nonostante la partita 10-15 andata minuti, avanti. meno male si è pareggiato, perché c'è stata una serie improvvisa da parte degli avversari. Però per quello sarà fatto prima di scoccia. Guardate, l'avete visto velocemente le statistiche. Cioè loro hanno fatto i tiri lì sul finale, nel senso, sul finale erano pericolosi. Lui se ne è fatti per 8, e loro 2. La differenza. Che palle, un altro pareggio. Come vedo la classifica, però siamo a 4 punti dal sesto posto, quindi siamo messi male perché siamo a Newcastle, però tecnicamente non così in maniera disperata. Vabbè, procediamo, andiamo alla prossima partita. Giochiamo in casa contro l'Ipswich e loro, se non sbaglio, se non ricordo male, insomma, più o meno dovrebbero essere in zona playoff, quindi è una partita importante per cercare di aggrapparsi a quel gruppone là. E niente, cerchiamo di comportarci in maniera diversa. Vai, però prima voglio mettere Cerny al posto di Ricci, se ogni tanto lo voglio far giocare. Poi lo metterò fra i panchinari, anziché fra quelli che vanno in tribuna. Però aspetta, no, bene sì, dai. Via, iniziamo la partita. Hanno ottenuto un risultato positivo Stavolta nella no, penultima il calcio trasferta inizio lo sulle batte agli reti. Non è avversari. stata la prestazione migliore, Hanno dato testimonia il via l'esito all'ora alla 0-0, partita. ma un po'. Occhio, c'è spazio davanti al portiere. Bellissima palla! Mitrovic! Sempre lui! 1-0 al 15esimo, la sblocca lui. Ma Mitrovic è buttato. 2-0! Alexander Mitrovic! E andiamo adesso. Quasi. Scadere nel primo tempo. Raddoppia lui. Finisce così Finisce il che può primo tempo, restare per 2-0 la per Juve. noi, meritatissimo vantaggio. Complimenti a Mitrovic perché ancora una volta si dimostra bomber di questa squadra. E detto questo, iniziamo. No, non si inizia così. Mettiamo Odegaard al posto di Tielemans subito. E per ora va bene così. Poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Cercare il pu, prova, messo Oh! avanti due, Mamma questa potrebbe mia! essere la tripletta. Peccato di. Regala Boh, la facevo decisione per anch'io, sì, rifarsi il bimbi, punteggio alla davanti cara al di City. Kid. Boh, veniva giù lo stadio. Cambio. Facciamo qualche cambio ora perché probabilmente qualcuno è un po' stanchino. Mettiamo Aronson e leviamo Chelescione, che è sempre un po' più stanco fra due, per mettere Perez. Suo movimento. Vediamo se esce con un gol. No, E stavolta peccato. finalmente. Occhio al tiro. Grande Mitrovic intervento del ancora, portiere. niente. Finisce così, 2-0, un 2-0 meritatissimo che forse poteva essere anche leggermente più ampio. Bene, dai, bene, bene, bene. Datevi le statistiche, anche se vi dirò 10 tiri non è troppo. 7 sì, perché alla fine da dove ero provo a tirare. Quindi diciamo che 10 forse sono un po' troppi. Però
Parlando della partita, bene, un'altra vittoria. Adesso siamo a solo 2 punti dal sesto posto e guarda caso è occupato proprio dall'Ipswich Town. Andiamo a fare quella che è a regola, sì, perché ho visto il calendario. L'ultima partita del mese, di conseguenza anche l'ultima partita del video. Giochiamo fuori casa contro il Preston, però prima di iniziare voglio fare un cambio per quanto riguarda la panchina. Allora, come avevo già detto prima, volevo mettere Czerny al posto di qualcuno. Ora metto, cioè lo tolgo per mettere per metter Czerny, tolgo Castagne, scusate, un attimo, è un po' perso. E sfrutto, diciamo, tra virgolette, l'infortunio che ha a lungo. Però poi quando rientrerà, anche se probabilmente rientrerà più o meno al calciomercato, quindi magari boh, qualcuno partirà, boh, cioè, può darsi che ci siano dei cambi. Probabilmente io leverò, cioè farò questo lavoro qui, metterò Czerny qua e qua Castagne, perché levo difensore centrale, ci sei scemo, nel senso, almeno tieni almeno un difensore. Ma non lo cambio. Cioè, diciamo che il difensore centrale, a meno che succeda qualcosa, è quello che parte dall'inizio, intanto esco e vado dalla partita. Quello che parte dall'inizio, poi bene o male rimane. Ripeto, a meno che non succeda qualcosa. Quindi preferisco piuttosto averci un terzino che eventualmente può, ma è sbagliata comunque, fare anche difensore centrale piuttosto che un difensore centrale che faccia anche come terzino. Lo so che è più corretta la seconda cosa, però secondo me, cioè io preferisco Castagne alla Schelle, ecco, per farvi capire. Insomma, niente, detto questo, iniziamo la prossima partita. E spero che anche se dal punto di vista tattico non condividiate la mia scelta, la potete capire dal punto di vista, diciamo, di crescita giocatore. Se noi, essendo anche più giovani, cresce più Castagne di Lascelles. Insomma, questo era il perché. Comunque, iniziamo la partita. Se l'ho voluto dire per essere corretto, E comunque, no, perché ogni volta poi magari ho paura di essere frainteso. Ci sta anche tutto quest'asino. Venga poi, diciamo, cioè diventi nullo se magari succede qualcosa nel calciomercato, che magari boh, la Shell, Scastane, me le pare parte, magari lo faccio andare in prestito, sempre se qualcuno lo vuole, insomma, si vedrà un po'. Comunque, iniziamo la partita, battiamo il calcio, inizia noi e come sempre gli diamo il via. Vai Mitrovic, buttala dentro, peccato, della poteva sbloccare ancora una volta lui. Mamma mia, no! Non ci voglio credere! Vabbè, ha fatto il gol, meno male, un altro Tielemans. Ma mamma mia! Che gol stava per fare Tielemans? Odegaard, se non osca così tanto, questa impudenza. Mamma mia, che gol stava per fare Tielemans? Va bene, però, chi se ne frega, alla fine si è fatto anche gol. Sempre lui, fra l'altro, di testa, però. Buono, vai. 1-0, la sblocca lui. Ah, Mitrovic. Peccato. Bravo Donnarumma. Parte se ne andava fuori, però meglio rischiare. No, 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 vi si pilla go. E lo sapevo, e lo sapevo. Che palle, che palle. Bimbi, almeno vero tiro in porta che hanno fatto. Mamma mia. Bisogna almeno fare un altro. Finisce così il primo tempo, 1-1. No, 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 no. Come ho già detto prima, bisogna essere in vantaggio noi. Non dico di tanto, però magari in questo caso 2-1. Bisognava rimanere su 1-0. Data così, cerchiamo comunque di tenere questo ritmo nel secondo tempo e di cambiare la finalizzazione sotto porta, ovvero di far gol anziché sbagliarli. Vai Tielemans, confidente, a vedere, piccionaia. Eccolo lì! Invece no! 2-1 Tielemans! Che ultimamente tirava le punizioni fuori, piccionaia. Invece no, doppietta personale per lui. Mamma mia, per ora lui è il bomber di questa partita qua. Tra l'altro credo che non fosse nemmeno imprendibile, eh. È stata una buona punizione, ma non era così angolata. Ma chi se ne frega, l'importante è averla buttata dentro. E andiamo, Tielemans, non me l'aspettavo. Cambio. Allora, Tielemans, se stanco, oggi non lo tolgo. Metto Czerny al posto di Rishi. Tielemans lo scalo dietro, levo Martey per mettere Odegaard. E levo Atsu per Aarons. Vai.
Tielemans oggi ci merita di continuare la partita, anche se non è pienamente in forma, nel senso riposato, diciamo che è un po' stanchino, via. Ma va Clavone! Dio buono! Solito Scenny, comunque ero abituato l'anno scorso a vederlo sulla sinistra, quindi mi fa strano vederlo sulla destra. Ma Martin! No. Aveva schiacciato il tiro, troppo. E andiamo di 2-1, ci portiamo a casa anche questa vittoria qua. Bene, concludiamo il video in bellezza, cosa non fatta se non sbaglio nel precedente video. Si perse o si pareggiò, non mi ricordo, mi pare. Ok, anche qua vittoria meritata, mi sono cacato addosso, anche se meno male non è successo niente di eclatante, come sempre, gli ultimi 10 minuti, perché di solito si prende spesso go. Però meno male, per questa partita qua non è stato così. Allora, quindi, prima di concludere il video arriviamo al giorno della prossima partita, che come vedete dal calendario già qua non è appunto, come vi ho detto prima, a ottobre, ma bensì si va direttamente a novembre. Eccoci qua. Allora, la prossima partita la giocheremo in casa contro il Cardiff il 5 novembre. Però voglio dire una cosa. Adesso siamo ottavi a 27 punti e siamo solamente a 3 punti dal terzo posto. Non guardiamo le prime un attimino, guardiamo intanto la zona playoff. Quindi secondo me piano piano stiamo risalendo. Fra l'altro Fulham ha fatto una partita in più, quindi in teoria diciamo siamo ancora tra virgolette più vicini, no, alla zona playoff, tanto per capirci un po'. E cioè se vinciamo possiamo superare il Fulham, pareggiando non lo so, forse sì, per differenza reti. Comunque, diciamo che piano piano stiamo risalendo la classifica, non è semplice come avete visto, perché bene o male più o meno sono tutte uguali. Comunque il Brentford è iniziato a fare punti, sono contento per loro, se lo meritavano. Diciamo che qualitativamente le squadre sono parecchio uguali, almeno sul campo, almeno contro di noi, e quindi non è semplice. Però crediamoci, fino a che la matematica ci permette di fare calcoli, anche se ripeto che siamo non all'inizio, però siamo cazzo a novembre adesso, quindi ancora lungo il campionato. E niente, questo è quanto. Sicuramente è stato un buon video, non un ottimo, perché quei due pareggi, soprattutto quello ottenuto con il Brentford, rimangono almeno a mia mari parecchio. E niente, potevamo far meglio, però è andata bene, via, diciamo così. E boh, speriamo di continuare così anche nei prossimi video, perché sicuramente così possiamo essere parecchio pericolosi e possiamo secondo me arrivare nelle zone promozioni. Detto questo, arriviamo alle vere e proprie conclusioni appunto. E quindi come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, stavolta me lo merito, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per poter rimanere aggiornati soprattutto su questi video qua, di questa serie qua. Via, vi aspetto al prossimo video. Iniziamo novembre 2016. Ciao!